Prove tecniche di fuga dopo l'ottava giornata del campionato di C-Silver pugliese. Calano il Settebello, Bisanum Sunshine Vieste ed Edil Frata Nardò. Combattuto l'incontro vinto a Manfredonia dai Garganici al terzo derby di fila, mentre è stata senza storia la sfida salentina che ha visto Andrea Pasca chiudere addirittura sul più 46 contro i Nivento Fire Lecce. Nessuna delle inseguitrici intanto ha approfittato del turno di riposo di Diamond Foggia, che resta da sola a quota 12. Oltre a Webin Angel cade Libertas Altamura contro Valentino, pur rimanendo in partita sino al termine. Miglior marcatore il Murgiano Radovic con 21 punti, secondo KO consecutivo per Adria Bari, scivolata in casa contro Allianz Udas Cerignola. Da segnalare per i padroni di casa la mano calda di Maietta, De Bellis e Delicarri, tutti sopra i 20 punti. Gloria anche per l'altra cerignolana, olimpica, che ha regolato in casa Invicta Brindisi. Sorpresa al Palagentile di Ostuni, dove Action Now Monopoli ha beffato la cestistica con una tripla di Manchisi allo scadere. Fra i baby di coach Carolillo, molto bene anche Feruglio. Ci prende gusto intanto Basket Fasano al secondo successo di fila. Un La Quintana da 40 punti ha trascinato i compagni a Francavilla. A 4 punti sale anche Tecno Switch Ruvo, che ha castigato a domicilio Juvetrani. In Serie D non perdono un colpo Fass Corato e Nuova Pallacanestro Ceglie, che ottengono in trasferta la sesta vittoria. La squadra di coach Verile è passata a Monopoli contro Masseria Santa Teresa, chiudendo in scioltezza sul più 23, mentre i ragazzi di Motta hanno espugnato Cisternino. A Ruota si mantiene mezzo pieno Molfetta, che ne ha fatti 100 a Rutigliano assieme ad Anspi Santa Rita, che ha rischiato contro Aurora Brindisi in un convulso finale. Quinto posto solitario per Despar Murgia Santeramo, che ha prevalso al Pala Vitulli su Rosito Caffè Barletta, tornato prepotentemente in gara nell'ultimo quarto. Miglior marcatore Maies con 28 punti, che ha vinto il duello a stelle e strisce su Ashley. Fattore campo sovvertito a Mesagne, dove Virtus Taranto ha sorpreso Ciauri Mensana, come pure a Lecce, dove Angiulli Bari ha vinto dopo 3 sconfitte. In evidenza il solito Vukotic con 28 punti, secondo successo per Basket Calimera, che ha interrotto il momento magico di Poseidone Brindisi e nel prossimo fine settimana via pure i campionati di promozione maschile e C femminile.